dove più che frequentare le aule accademiche, come ricorderà nella commedia della Lena, Ariosto non disdegna le taverne, come quella che in via Gorgadello ancora è ricordata come la preferita di un poeta che predilige cibi semplici e ingenui, tavole schiette a mense riccamente imbandite. Chi brama onor di sprone o di cappello, serva re, duca, cardinale o papa. In casa mia mi sa meglio una rapa ch'io cuoca, e cotta su un stecco me inforco. La città, la dinastia, la grandeur che Ariosto dovrà celebrare nella sua più grande opera. La via ducale, ora Ercole I d'Este, che si trova qui alle mie spalle, rappresenta il cardine di una concezione urbanistica che molto ha a che fare con Ariosto. I duchi estensi stanno, attraverso la politica di colui che sarà il padrone, tra virgolette, di Ariosto, vale a dire il duca Alfonso I, benché prima fosse stato il suo fratello, il cardinale Ippolito, Alfonso I rappresenta in qualche modo la realizzazione del grande programma che il padre Ercole I ha fatto della dinastia. Ercole dunque pensa di raddoppiare Ferrara. Ma come la raddoppia? Il castello, il luogo del potere in cui ora ci troviamo, concludeva la città a nord. Ecco che allora Ercole e il grande architetto Biagio Rossetti raddoppiano la città, creando appunto un modello, una città ideale, una città utopistica, formato sul concetto del castrum romano. Due grandi vie perpendicolari, questa è la via di San Benedetto, che è la taglia a metà, dove appunto si trovano altri luoghi mirabili, Palazzo dei Diamanti e via dicendo, e su questa città ideale costruire il segno più importante del potere. Ecco che allora la via che celebra la magnificenza del potere si apre qui e si conclude alla Porta degli Angeli, da cui entravano o uscivano le grandi cerimonie pubbliche. Mi more il padre, ed a Maria il pensiero, drieto a Marta bisogna ch'io rivolga, ch'io muti in squarci ed in vacchette Omero, trovi marito e modo che si tolga di casa una sorella e un'altra appresso, e che l'eredità non se ne dolga. Coi piccioli fratelli, ai quai successo ero, in luogo di padre, far l'ufficio che debito e pietà m'avea commesso. Nel febbraio del 1500, Ariosto rimane orfano e con una famiglia da mantenere deve accettare una vita diversa da quella dedicata agli studi e alla poesia che aveva immaginato. Aggiunge che dal giogo del cardinale d'Este oppresso fui, non mi lasciò fermar molto in un luogo e di poeta cavallarmi feo. Due anni dopo ritroviamo Ariosto col grado di capitano in un luogo nell'Appennino emiliano che è ancora avvolto nelle nuvolose leggende della storia. Quando Ludovico Ariosto, agli inizi di quel secolo straordinario che è il Cinquecento, arriva qui come capitano di Canossa, effettivamente assomiglia a quel personaggio che molti secoli dopo, in pieno Novecento, raffigurerà Dino Buzzati nel Deserto dei Tartari. Quel giovane ufficiale di nome Drogo, che come primo incarico della sua possibile futura carriera militare viene inviato presso la fortezza Bastiani, una fortezza mitica posta ai confini di un fantomatico impero dove si attende sempre un evento bellico, una battaglia, un nemico che non verrà mai. Ed è come il senso di qualcosa di impossibile, anche l'inadeguatezza rispetto al proprio destino, a quello che si vive e a quello che si sarebbe voluto. Perché in effetti Ariosto non è certamente nato come comandante militare e per certi versi lui, venendo qua, vive un'esperienza paradossale, cioè di essere costretto a vivere una vita
che non vorrebbe fosse la sua. Circa 450 anni prima, grosso modo, della venuta qui di Ludovico Ariosto come comandante militare, avviene un evento che certamente Ariosto conosceva, ed è quello passato alla storia come il perdono di Canossa, un termine che è diventato proverbiale quando si vuole intendere un perdono, parlando di quell'imperatore Enrico IV che è scomunicato, quindi probabilmente costretto alla fine della sua carriera politica, si spinge vestito da penitente, scendendo dalla Germania in Italia, ad implorare il perdono di Papa Gregorio VII, un momento simbolo, il momento più importante di quelle lotte tra impero e chiesa che hanno diviso quei secoli del Medioevo. Ariosto quindi conosceva questo evento, sapeva che Enrico IV era venuto qui, vive quindi nel ricordo di eventi mitici molto più grandi di lui. L'Ariosto, insomma, ha nel cardinale Ippolito un ingrato padrone. Nel 1503, aveva cominciato alcuni canti Ludovico Ariosto dell'Orlando Furioso e chiede il permesso al suo signore, che era il cardinale Ippolito d'Este, fratello di Alfonso I, in castello, di leggerli. E lei comincia a leggere alcuni canti dell'Orlando Furioso, il cardinale ascolta, finita la lettura, il cardinale esce con queste parole: ma messer Ludovico, dove siete andati a trovare tante coglionerie? La risposta da nessuna parte e dappertutto, io direi, non c'è un luogo dove sono nascoste nella nostra capacità di vedere in profondità le zone nascoste di noi stessi. Noi siamo come una casa fatta di tante stanze, ma viviamo sempre nelle stesse. Ce ne sono molte che sono chiuse a chiave, dove non entriamo mai. Se io fossi andato a Roma, dirà alcuno, a farmi uccellatore di benefici, preso alla rete ne avrei già più d'uno. Ariosto non vive rapporti facili col suo cardinale e di riflesso con Roma e la Chiesa. Rifiuta la vita religiosa cui non si sente vocato, anche rinunciando a possibili benefici economici. Ma, strane contraddizioni dei poeti, accetta, sia pure da laico, un incarico ecclesiastico. Qui siamo a Monterico, una frazione del comune di Albinea, in provincia di Reggio Emilia. Il nome stesso, Monterico, deriva dalla fertilità del luogo. Qui già dal Medioevo è sempre stata una zona di vigneti, di oliveti, dove l'economia locale viveva proprio d'agricoltura ed era importante, e tutti i poderi qui attorno, che erano della Chiesa, in un primo tempo erano dei monaci benedettini che qui avevano il monastero di San Prospero, qui coltivavano l'ulivo, l'orto, e con l'ulivo facevano l'olio per mantenere tutte le chiese reggiane, perché l'Ariosto è capitato qui per poter mantenere la numerosa famiglia. L'Ariosto aveva 9 fratelli, era stato incaricato chierico rettore con una bolla di Papa Giulio II dal 1506 al 1512. Effettivamente per 6 anni lui ha goduto i benefici e le rendite di questa terra. Lui non aveva degli incarichi precisi, delle funzioni precise di essere presente o di... sappiamo che probabilmente veniva solo a riscuotere praticamente. Le donne, i cavalieri, l'arme, gli amori, le cortesie, l'audaci imprese, io canto che furo al tempo che passaro i mori d'Africa il mare, e in Francia no quer tanto. Dirò d'Orlando in un medesimo tratto cosa non detta in prosa mai né in rima, che per amor venne in furore e matto. Este, nella provincia veneta, il luogo di origine della casata che troverà la sua capitale a Ferrara. E proprio a Ferrara, nel 1516, si pubblica la prima edizione dell'Orlando Furioso. Un'opera in una lingua ancora densa di suggestioni padane, a cui non è estranea la missione
di nobilitare l'origine della dinastia Estense, ma che sa miracolosamente astrarsi da questa incombenza e diviene piuttosto l'emblema di ogni edificio della fantasia pura. Un'opera così immensa e dal successo popolare così immediato che appare arduo oggi delinearne in sintesi origini e derivazioni. L'arte della fiaba, secondo quanto ci racconta Calvino nella sua lettura dell'Ariosto, e, non dissimile, l'arte dei pupi, in cui nel racconto delle gesta di Orlando si esprime tutta la felice libertà del raccontare. I pupi, i pupari, quelli della Sicilia, in Sicilia, tutte le gesta di Orlando sono ancora patrimonio orale, e il teatro dei pupi, no? Dove ci sono tutte le vicende dei paladini, sono proprio quelle a misura della gente che ha viaggiato poco, studiato poco e che quindi forse è ancora funzionante la dimensione del sogno, della visionarietà, dell'incantamento, dell'incantagione. Ecco. Nell'introduzione alle fiabe italiane, Calvino dice che la fiaba è uno strumento di educazione, non è assolutamente un intrattenimento al bambino soltanto. Il protagonista della fiaba passa attraverso una serie di prove e finisce poi col superare alla fine queste prove. Ora il bambino viene educato alla paura e alla realtà della vita. Il capolavoro dell'Ariosto ci racconta l'amore, ci racconta la guerra, ci racconta la crudeltà. Ed era anche una strana tecnica narrativa di interrompere le cose sul più bello e di iniziarne un'altra, poi sul più bello questa fu interrotta in un'altra e poi dopo riprendeva quella, perché era la spia della tradizione orale della poesia, cioè c'era uno che reggeva forte o che recitava e la corte che ascoltava. Poi un'altra suggestione per la quale basta affacciarsi nei giardini di Reggio Emilia, dove due statue si guardano. Una la riconoscono tutti, è Ariosto, il figlio più celebre di Reggio. L'altra è Boiardo, straordinario e oggi poco ricordato poeta, che ha creato con il suo Orlando innamorato, o innamoramento di Orlando, il precedente della più grande epopea ariostesca. Una incredibile coincidenza se pensiamo che Boiardo è nato e vissuto proprio accanto a Reggio, in questa rocca di Scandiano, che è uno dei grandi monumenti italiani. Scandiano, che è il luogo appunto nel quale ci troviamo, era una sorta di luogo di confine dello Stato Estense, la parte a ovest dello stesso Stato, e la rocca che voi vedete qui davanti era al tempo stesso residenza signorile e luogo militare. Il Boiardo, grande dignitario della casa Estense medesima, ne aveva fatto una sorta di buon ritiro nel quale veniva a ritemprare, per così dire, le proprie forze. Con la terza generazione di questi Boiardo, nel 1441 in particolare, nasce appunto il conte e poeta al tempo stesso Matteo Maria Boiardo, il quale definisse la sua dimensione di uomo politico per un verso, grande dignitario della casa Estense e grande letterato, una delle figure più rilevanti della cultura estense di quel tempo. Nel quindicennio che va dal 70 all'85, il Boiardo scrive quello che tradizionalmente viene conosciuto come Orlando innamorato. La caratteristica specifica del poema è quella di avere per primo in Italia o addirittura in Europa fuso due tradizioni letterarie che fino ad allora si erano sviluppate in modo assolutamente autonomo. Per un verso la tradizione bretone, cioè del nord della Francia, dove le vicende amorose erano prevalenti, e dall'altra invece il ciclo cosiddetto carolingio, dove invece le vicende belliche di Carlo Magno in difesa della fede cristiana erano appunto a loro volta prevalenti. Certamente l'Ariosto non dichiara nel poema, ma lo dice in qualche lettera, non fa altro che continuare il poema del Boiardo, in effetti. E questo sta dentro la tradizione ferrarese e la passione dei principi ferraresi per la letteratura cavalleresca. Gli Estensi sono i principi italiani di più vera e antica nobiltà cavalleresca. E questo
li spinge anche a considerare la letteratura cavalleresca come qualcosa che ha a che fare con la loro genealogia. Evidentemente quando si parla di innamoramento o di Orlando innamorato ci deve essere per forza di cose un oggetto femminile in questo caso. E l'oggetto femminile è questa sorta di archetipo straordinario che è appunto Angelica, una donna che percorre tutte le vicende del poema, continuamente inseguita e a sua volta talvolta inseguendo la dimensione amorosa. Tant'è vero che poi appunto l'Ariosto nel poema che farà seguito a questa vicenda con l'Orlando Furioso proprio determina la pazzia del paladino, del personaggio Orlando, una volta che l'Orlando stesso si accorga che Angelica è innamorata di Medoro, da cui la pazzia e quindi la perdita del senno che poi Astolfo recupererà nella straordinaria vicenda successiva dell'Ariosto sulla luna. Credendo che toccassero la luna, dietro venian con frettolosi passi. Questo monte è la ruota di fortuna, nella cui cima il volgo ignaro pensa che ogni quiete vi sia, né ve n'è alcuna. La luna, che nelle satire è la metafora per la fortuna, e nell'Orlando di ogni cosa lontana, di ogni possibile immaginazione. E dalla luna ci spostiamo in un paese che è anch'esso abbastanza lontano, ma non così tanto in realtà. L'Ungheria, un paese di pianure e di villaggi,